sera a Pole Position parleremo del settore dell'edilizia. Qui con noi questa sera per parlarcene meglio abbiamo ben due ospiti qui con noi. Abbiamo il dottor Marco Manganello, buonasera. Buonasera a lei. CEO dell'azienda e con lei c'è la dottoressa Alessandra Manganello, buonasera. Amministratrice delegata dell'azienda Ecosism. Ma signor Marco, vediamo un attimino come nasce questa azienda. Beh, l'azienda nasce da nostro padre, dalla sua voglia di innovare, della sua visione sempre molto proiettata al futuro per creare sempre prodotti e soluzioni che il mercato ancora non è pronto a capire, ma lui, avendole capite prima, oggi ci ha messo nella condizione di poterle sviluppare. Quindi il papà vi ha trasmesso questa sua conoscenza, il suo know-how, e adesso ci sono i due fratelli in azienda. Esattamente così. Ma allora parlerei un attimino con la dottoressa Alessandra. Vedere dal primo giorno ad oggi se il vostro core business si è consolidato, se si è modificato nel tempo. Direi assolutamente di sì, in quanto noi utilizziamo un concetto di edilizia off-site, ossia cerchiamo di risolvere in stabilimento tutti quelli che possono essere quelli che una volta venivano corretti come problemi di cantiere. Noi cerchiamo di prevederli tutti a monte, di modo che possiamo dare dei tempi certi e soprattutto dei costi certi poi alla persona che va a fare una realizzazione nuova o nell'eventualità appunto di un restauro. Certo, immagino che costi e velocità, e quindi tempi ed esecuzione finale siano tre punti fondamentali per voi. Sì, sì, andiamo proprio a definire un processo snello, così a noi snello piace definirlo. Rende l'idea effettivamente. Ma siccome abbiamo parlato appunto delle problematiche che c'erano prima, quindi giustamente giocate in anticipo, dottor Marco, mi chiedo, gli edifici già esistenti? Beh, gli edifici esistenti oggi sono il vero mercato ed è per questo che noi, nella piena crisi degli ultimi anni, abbiamo deciso di investire in ricerca e sviluppo, creando un progetto molto importante per mettere a punto il cappotto sismico, che è la nostra soluzione oggi, grazie anche a un progetto di ricerca con l'Università degli Studi di Padova, mettere a punto una soluzione per l'esistente che riesca a risolvere due grandi criticità. Gli edifici esistenti hanno due problemi. Il primo che sono dei colabrodi energetici, quindi molto dispersivi. Il secondo che sono insicuri dal punto di vista sismico. Dobbiamo risolvere per gli edifici esistenti, condomini, scuole, case e chi più ne ha più ne metta, queste due criticità. Il cappotto sismico lo fa. Quindi la sicurezza sismica con il cappotto sismico va tutto a posto. La sicurezza sismica è al primo posto, col cappotto sismico noi andiamo proprio a risolverlo, però in una maniera molto intelligente, cioè lavoriamo dall'esterno degli edifici, quindi lasciando le persone dentro casa, riusciamo ad adeguare sismicamente e fare l'efficientamento energetico degli edifici attraverso una nuova pelle strutturale, quella che abbiamo proprio un'epidermide sismica che viene creata all'esterno dell'edificio per bloccarlo in caso di evento sismico e anche per isolarlo completamente sia dal caldo che dal freddo. Quindi si sposa perfettamente con il core business aziendale, anzi è un braccio in più, che oltretutto è un'invenzione vostra, oltretutto anche brevettata. Esattamente sì, era proprio ciò che ci mancava per dare una risposta al mercato dell'esistente e andare verso quel famoso consumo zero di suolo che tutti proclamano, ma bisogna anche poter adeguare l'esistente per renderlo attuale. Giusto, la sicurezza al primo posto. Ma dottoressa Alessandra, per quanto riguarda i vostri punti di forza e i cavalli di battaglia che mettete in campo per farvi riconoscere, quali sono? Beh, innanzitutto noi abbiamo un ufficio tecnico che è in grado di dialogare con i progettisti e che va a risolvere ogni tipo di problema dando dei consigli proprio a livello progettuale o andando proprio a risolvere dei nodi anche strutturali di una costruzione che dovremo andare a realizzare. E quindi diciamo il nostro cuore, l'ufficio tecnico, che dettagliatamente poi impartisce alla nostra produzione pezzettino per pezzettino tutto quello che si va a realizzare, appunto per arrivare poi in cantiere con il prodotto pronto. Super preparati. Super preparati, super veloci, super efficienti. Quindi, efficientamento energetico, sismoresistenza prima di tutto. Quindi c'è un ottimo team alla base di tutto che lavora perfettamente uno tra l'altro. Sì. Ma invece, siccome è cresciuta tantissimo l'azienda nel tempo, per quanto riguarda il futuro, cosa vi aspettate? Ma il futuro ci aspettiamo sempre nuova ricerca,
Noi crediamo fermamente che il prezzo non sia la variabile determinante del mercato, ma sia la differenziazione. Crediamo che producendo in stabilimento e arrivando nei cantieri con i prodotti pronti, riusciamo a rendere accessibile alla maggior parte delle persone soluzioni innovative ed efficaci. E quindi un altro progetto di ricerca stiamo preparando, che sarà un cappotto armato evoluto, che quindi sarà un'evoluzione del classico cappotto termico per industrializzare anche una fase che ancora oggi è molto artigianale anche in grandi cantieri. Quindi diciamo un cappotto 2.0, un'evoluzione. Esatto, un'evoluzione ulteriore. Io ringrazio entrambi di essere stati qui con noi questa sera, è stato un piacere. Grazie. Ricordo che qua con noi come ospiti questa sera abbiamo avuto il dottor Marco Manganello, CEO dell'azienda. Grazie. Grazie a lei. E la dottoressa Alessandra Manganello, amministratrice delegata dell'azienda Ecosism. Grazie. Grazie, grazie. E noi rimaniamo fermi qua dove siamo perché stanno già arrivando i prossimi ospiti qua da noi.